E di un morto e 14 feriti, il tragico bilancio del drammatico incidente stradale accaduto questa mattina, 4 giugno 2023, sull'autostrada 16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all'altezza del comune di Valle Staccarda, al chilometro 101. L'incidente ha coinvolto un autobus con a bordo 38 persone e 5 auto. Infatti, la dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale, ma secondo quanto raccolto finora sembra che l'autobus si sia trovato di fronte a due auto ferme a causa di un tamponamento quando è avvenuta la tragedia. Il conducente del bus è sterzato sulla sinistra dirigendosi verso il guardrail per evitare l'impatto, ma è finito nella scarpata che affianca l'autostrada. Altre tre vetture che seguivano il pullman sono finite contro le auto ferme al centro della carreggiata. Il viaggio, il Flixbus, coinvolto nel tragico incidente, era partito da Lecce ed era diretto a Roma, Tiburtina. A bordo del mezzo, oltre ai passeggeri, c'erano due autisti. Il mezzo pesante è stato recuperato dai vigili del fuoco che hanno perlustrato a lungo l'area dell'incidente per individuare eventuali passeggeri sbalzati fuori dall'autobus. 3 dei 14 feriti sono stati portati ad Ariano Irpino, altri 3 ad Avellino e 8 a Benevento.